Bella ragazzi, sono Rosso, bentornati in questo nuovissimo episodio di Skyrim. Ci riprendiamo dopo l'ultima volta con delle difficoltà, incluso questo. Grande cavallo, mi dai una mano? Ti voglio vedere. Aspetta che c'è dell'oro. Aspetta, cavallo, no. Caputtana. Ma poi, ma chi è che mi vede da qua? Vabbè. Comunque, ragazzi, ritorniamo a Solitude. Per un semplice motivo, dobbiamo, cioè non dobbiamo, ma ho deciso di potenziarmi un pochino in oratoria. Già, adesso l'ho imparato bene, oratoria. E non per qualcosa, ma semplicemente per aumentare di livello. Quindi vabbè, visto che qua c'è la scuola dei bardi, però l'ultima volta che ci siamo stati, ho visto che nessuno era disposto a insegnarci. Cioè, tipo, a prendere. Ora, noi ci riproviamo. Ora c'è solo uno qua dentro che è di livello maestro, che dovrebbe essere. Cos'era quella roba che cade? Ma stiamo scherzando? Cos'è tutta quella roba che cade? Wow! Fatto male! Guarda! Guarda, fatto male! Come si stanno comportando? Da queste parti io e te siamo gli unici a non essere pazzi del Guarda! mondo. Cioè, proprio si cade, guarda, si cade l'infinito fuori mappa. Vabbè, dopo un po' vieni teletrasportato. Vabbè, da un be wow. Ma non è che devo uscire, aspetta, magari c'è un bug, devo uscire, magari uscire e rientrare. Proviamo. Altrimenti provo proprio a uscire dal gioco. Mamma mia, come siamo messi male. Come siamo messi male, ragazzi. Ma no. Spero che si risolva facendo così. No, non è vero. Ma sapete cosa? Lasciamo così, tanto per far vedere il profumo che ha Skyrim. Guarda, guarda. Questo è un. È un bug grafico bello e. E' buono, cioè. Ah, qui. Cioè, Do il benvenuto a Solitude, proprio la capitale cadi, arcana della cioè. Skyrim. Ma non lo so cos'è. Cioè, ma proprio cadi, precipiti. Cioè, proprio. Ma sempre quassù ti teletrasporta poi. Il bardo più giovane Non sei di dell'Accademia dei queste Bardi. parti, vero? Tuo servizio. Lady Do il Elbe, allora, benvenuta non alla so capitale chi. seconda Porca. scuola. Non sei Cam stato Jol, benvenuto, se non sei ti arrivato sposti. tardissimo. Già sono nervoso per questa roba. Ma che roba è sta roba? Vabbè. Va qua. Allora. Vediamo Sbrigati! Di solito non un po'. posso, a dire il vero. Il loro ritorno ha stupito tutti. Vabbè. Hiroshi C'è Tenno e uno Tomi Kobe qua che sono. dovrebbe esserci ogni tanto, che ci dovrebbe insegnare, ma a quanto pare Le canzoni ti accompagnino. non lo vedo, anzi non c'è neanche qua, non saprei dove sia. Porca miseria, ma Giola, adesso ti. Oh, che palle. Forma ghiacciata, che cos'è la prossima volta che mi blocchi le. Non è. È No, stato un non è onore lei. esibirmi al Palazzo Blu Allora, io questa ho sera. visto sulla Ti ho visto wiki e compagni ad c'è ogni tavolo. qualcuno che molto probabilmente non è qui in questo momento, che
ci può insegnare qualcosa. È lui? Sì, è lui. Vacca puttana. Sì, infatti, lui è di livello maestro e dovrebbe essere, insomma, l'insegnante massimo, possiamo dire. Sei nel posto giusto. Allora, maestro, infatti, siamo a 63, possiamo farlo, vabbè, di 5 livelli. Visto che i soldi non ci mancano, direi di farlo. Ora, ora per la prossima volta dovremmo salire di livello. Ebbene, sei nel posto giusto. Infatti, vabbè, lo dice pure lì. Devi salire di livello per... Adesso se hai voglia a salire di livello. Vabbè, usciamo. Magari non so, provo... Vabbè. Adesso che siamo aumentati così per oratoria. Cos'è, solamente per salire di livello, ripeto, eh. Allora, direi di mettere via il teschio della corruzione. Direi di dare a Mjol uno scudo. Tanto per... Allora, entriamo qui dentro e ci prepariamo. Vabbè, con tutte le cose, noi abbiamo tutto, quindi non è assolutamente un problema. Magari lo andiamo anche a incantare il suo, così, tanto per fare, sai, un po' più danni, qualcosa del genere. Allora, mettiamo via il teschio della corruzione, là. E ci dobbiamo prendere le pelli che sono qua dentro. O almeno l'ultima volta erano qua dentro. Cioè l'ultima volta che le ho viste. Allora stai qua a trovarle adesso. Non sono qua dentro. Dove sono tutte le pelli? Non sono qua dentro. Cosa mi stai dicendo? No vabbè, queste sono tutte le note, le varie cose. Dove cazzo? No, qua dentro ci sono solo, vabbè, robe varie. Qua dentro no, impossibile. Infatti. Dove cazzo? Dove sono tutte le pelli? Ma mi stai prendendo in giro, vero? Io non ci credo. Dove erano tutte le pelli? Ma erano qui, eh? Vacca boia se erano qua le pelli. Ne avevo cos'è? Un triliardo. Sono la tua spada e il tuo scudo. O li ho messi da qualche parte? No, qua dentro mi sembra impossibile. Loro qua no. Bene, allora ci manca solo della pelle. So, magari qua dentro, non lo so, magari ero pazzo in quel momento e gli ho messi dentro un baule. Ma no, io non mi ricordo di averli messo dentro un baule. Erano qua. Erano qui. Adesso ricontrollo meglio. Ma l'ultima volta erano qua. Ero sicurissimo che erano qui. Magari li ho saltate. Può essere. Vabbè, comunque adesso ricontrollo meglio. Ah, eccole qua, guarda lì. Infatti mi sembrava strano. E cos'era una? Una scaglia? No, una magari. Sì, ne serviva una. Sì, quindi un cuore di daedra, un coso d'ebano. Sì, un coso d'ebano e una di pelle. Adesso andiamo là dal fabbro e ci facciamo una. Uno scudo per Mjol. Tanto, la forgiatura siamo a 100. Se non sbaglio abbiamo anche la pozione della fortifica forgiatura. Quindi dovrebbe essere ancora più potente. Teoricamente, quindi. Allora, già abbiamo tutto quanto, quindi... Iniziamo. Da quanto tempo non andiamo a fare qualcosa? Allora, lo scudo.
4 lingotti d'ebano. Ah, non uno, 4 lingotti d'ebano. Andiamo a riprenderli. Allora, dicevamo, altri 4, quindi 3, 1, 2, 3. Là. Vabbè, tanto di lingotti qua, abbiamo visto che ne avevamo 30 precisi, eh. 30 precisi, tra cui uno rubato. Vabbè, rubato. Non è vero, noi non abbiamo rubato niente. Queste sono tutte cose che abbiamo trovato nel scolpire i vari dungeon e caverne. Cioè, non c'è nulla di rubato, però il gioco dice che però noi l'abbiamo rubato. Va bene, va bene. Allora, riusciamo a fare questo maledettissimo scudo? Oh, guarda qui quante cose che possiamo fare. Possiamo farci un'altra spada, eh? Tra l'altro, vabbè, solo due, quindi altre due spade con questo, vabbè. Vai con un altro scudo, questo è tutto per te, Mijol. Vai. Guarda qui che bello. Ora lo possiamo potenziare, ovviamente. La sua è potenziata al massimo, tutta la sua armatura. Non c'è problema. Ve la faccio un attimo vedere. Vedete che è tutta leggendaria, tutta completamente. La spada però non lo so. No, ok, no, lei ha la spada normale. Potremmo potenziare anche la sua di spada. La nostra invece, anzi, le nostre due spade sono tutte e due leggendarie. E ovviamente anche le nostre sono tutte leggendarie. Vabbè, a parte questo, tutto leggendario, ragazzi, tutto. Allora, avanti con le pozioni. Dovrei avere proprio quella. Eccola qua. Possono essere del 30%. 30 secondi. Vai. Ora, veloce. Cazzo, non abbiamo. Vabbè, mi brucio pure. Niente, comunque ne dovremmo avere degli altri di pozione di fabbrica. Anzi, ne dovrebbe avere addirittura Mijol, forse una nel suo inventario. Comunque ne abbiamo altre a casa qua. Cazzo, è vero che. Vabbè, comunque ne è una. Vabbè, noi ne prendiamo qualcuna, che tanto ce ne abbiamo. Allora, di ebano ne prendiamo. Allora, tanto per, ne prendo 15. Ora, vediamo un attimo qua se ho qualcosa, perché qua dentro ci ho messo delle pozioni. Alterazione magica, cura. Qui altre pozioni di cura, forse me le prendo, eh. Mi prendo un paio di queste e un paio di queste. No, qua non c'è niente. Mijol, fammi vedere se tu hai qualcosa. Non c'è problema. Allora, vediamo nelle pozioni, così: difensore, vocazione, spettro del ghiaccio, nettra di apnea. Assolutamente no. Però io dovrei avere qualcosa. Esatto, del fabbro. Questo del 20%, porca di quella vacca. Allora, possiamo fare o avere culo, andare lì nell'armi e bagagli e sperare che abbiano la pozione del fabbro, altrimenti usiamo quella del 20% e vaffanculo. Tanto la utilizziamo Mijol e ormai conoscendola, anche se ha tipo l'armatura più potente, iper potenziata tutta, con un colpo lei muore, quindi non è, insomma, nettare, cura, no, ma non c'è nulla. Ok, utilizza. Ma davvero non c'è nulla, tipo magari nel retro. Buongiorno.
Magari nel retro, magari c'è qualcosa. No, non c'è niente, a parte una corazza laminata. Guarda qui. Ma siamo pazzi? Ti levi per favore. Ma veramente? A parte quassù io non ci sono mai stato, a parte quello. Allora, utilizziamo quella da 20 e basta, tanto la utilizziamo in show e poi la andremo a incantare, non lo so, adesso vediamo. Allora, vabbè, se ormai la pozione qua è già passata agli USA. Allora, dov'è qua? Evocatore Fabbro 20%, vabbè. Avanti. Scusa, ancora di più? Addirittura. Vabbè, intanto facciamo questo. Guarda qua. Addirittura. Avanti, vai. C'è proprio. Va bene, vai avanti così. Ok, già che ci siamo, magari la sua. Anche la sua arma, già che ci siamo. Jol, dove cazzo sei? Jol. Che cazzo è andata? Ma è sparita Mjol! Oh, Mjol! Che cazzo è? No, ma stiamo scherzando? È sparita Mjol! Aspetta, è ancora qua dentro, mi sa. Vacca puttana, Mjol! Oh, mi fai prendere i colpi, eh! Cavolo, un secondo fa c'era, adesso non c'è più. Scusa. Allora, Mjol, ti do. Se la smette di fare quei movimenti strambi, ti do il tuo nuovo scudo. Devi essere orgoglioso. Anzi, orgogliosa. Tieni. E dammi la tua spada che te la potenzio. Non hai altra? No. E tieni te la potenzio magari. Come È troppa tutto roba. pronto. Andiamo. Ma che due palle. Sì, per. Scusa, ma l'anel di Nemera perché ce l'ho io? Palle. E niente, butto questo. Tanto per un anello, sai quanti ne ho a casa? No, qua però devo. Ti sposti? Quando i manto della tempesta si sono. Grazie. Perché non posso? La Torna ogni sensazione volta che ti dell'aria servono armi o fuggente è corazze. La incredibile. mia forgia non si Forse è ferma per mai. via del mio sangue Non nordico. po... Ah, non Soltanto posso? quando Cioè, l'avrò così? vista, veramente. Solamente? Vabbè. Quindi non po... Questo è un No, peccato. non volevo. Eravamo d'accordo. Buona giornata a te. Sono dietro di te. Cazzo. Ho una gran voglia di combattere. Non c'è problema. Posso portare con me Allora. tante cose. Ah, quindi queste non possono essere potenziate, peccato. Ci siamo? Pronto, andiamo. Grande, grande così. Ora sì che siamo messi bene, eh, Joel?
Anzi, andiamo a... Ecco, sai cosa? Quindi seguimi. Seguimi, Joel. Oppala. E crasha, e crasha, e crasha. Ora, se ben ricordo, dovrebbe aver salvato quando siamo usciti da armi e bagagli. Dovrebbe essere questo il punto preciso. Ci siamo? Ci siamo. Allora, tu hai già la tua roba? No, mi sa che non hai ancora. Ma ce l'ho io? Fammi vedere se magari ce l'ho io. Ok. Quindi abbiamo già fatto tutto. Quindi, anzi, già che ci siamo, è tutto pronto. Andiamo. Ci faccio, visto che abbiamo già i materiali, ci facciamo. Anzi, forse non possiamo più. Cazzo. Infatti, solo l'arco possiamo fare, perché gli volevo fare una spada. Però non abbiamo più strisce. E invece sì, abbiamo le strisce qua. Prendi. E adesso le possiamo usare, vedi un po'. Allora, rifacciamo un'altra spada, questa qui. Zack. Ok. La andiamo a migliorare. Ti levi delle palle te, grazie. Perché non possiamo? Scusa, la spada. Ma la spada da idrica. Tieni. Questa qui, la spada base, perché non posso potenziarla? Guarda. Non lo so, forse c'è un limite, può essere? Non capisco. Ah no, la mola. Scemo io. Però aspetta. Fabbro. E via. Avanti con la mola. E tutte. Guarda qua. Allora migliora la mia. Migliora anche questa. E migliori questa qua. Qua, che bella. Perché questa costa di più? Della... Ah no, ok, no, scherzavo. Ok, quindi abbiamo potenziato, quindi non ci resta che... Tu hai già... No, allora ho ancora tutto io. Speriamo che non crashi ancora, perché veramente mi incazzo adesso, Dai, almeno finiamo l'episodio che le abbiamo incantate queste per darle a Mjol. Dai, non crashare, ti prego. Oh, che... Ora, le prossime abilità che cosa sarebbe? Alchimia. Alchimia, giusto... Giusto... qualcosina. Allora, ok, dovremmo aver tutto comunque. Allora, vediamo un po'. Disincanta cos'è? No, non possiamo disincantare nulla. Scherzavo. Ritorna lì. Allora, oggetto. Guarda qua. Allora, iniziamo con lo scudo. Lo scudo che andiamo a Mjol, che cosa può fare? Il parare. Il parare. Però dopo è uguale al nostro. Poi non so, un fortifica salute e resistenza alla magia in generale, così tanto per. E utilizziamo la suprema, tanto qui ne abbiamo. Oh, guarda qui però quante anime nere che abbiamo. Questa qua possiamo rinominarlo, però non abbiamo mai fatto. Vabbè, facciamo così. Incantare, sì. Poi il prossimo è questa qua, la, quindi spada dredica con
con ah, possiamo dire. Ma possiamo farlo? Come? Scusa, come sarebbe questa cosa? Io non credo di averla capita. Forse protezione? Potrebbe essere protezione. Ah no, no, c'è la protezione. Allora, no, scusate un attimo perché ho un grandissimo dubbio, scusate. Allora, nell'incantamento... dov'è l'incantamento qua? Allora, incantamento. Ecco, incantatura della tempesta. Ah no, sono più potenti. Quindi, ah no, quindi non c'entra nulla. Quindi noi possiamo farla lo stesso, ok, tipo le cose dei fulmini. Però, se noi avessimo questo perk attivo, quindi gli incantamenti. Quindi, ah ok. No, no, pensavo che se non avessimo il perk non potevamo proprio fare, non so, tipo danni da elettricità. Però facciamo diversamente, facciamo gelo. Quindi lei può congelare. Quindi, allora, gelo è salute e vigore. Poi che cosa ci sarebbe? Elettricità cosa che fa? Elettricità e metà del danno alla magica. Subisce danno da gelo a salute e vigore. Ah no, aspetta, perché qua subisce elettricità. Ok, e la metà del danno va alla magica. Altrimenti qui il gelo, ok, a salute e vigore. Quindi dovrebbe essere meglio questo del gelo. E poi cosa facciamo? No, qua non possiamo fulminare niente. Quindi facciamo un gelo e assorbi magica. Un bandire? Cos'è che fa? Ah, i daedra evocati. Ma anche no. Allora, paralisi li abbiamo noi. Cioè, ce l'abbiamo noi. Possiamo fare danno. Lei fa danno da vigore. E questo è. E 46, sì. Vabbè, cose così, eh. E utilizziamo sempre questa. Vai così. Olè. Poi per una terza spada, che ovviamente utilizzeremo noi, magari aspetteremo il perk. Aspetteremo magari il perk... Così ci facciamo la terza spada se ci riusciamo, altrimenti fa lo stesso, niente terza spada. Magari con elettricità e assorbi magica. Una gran voglia di combattere. Ci potrebbe stare. Non c'è problema. Posso portare con me. Allora, adesso ti do tutte le nuove cose, eh. Eccoti qua il tuo scudo e la tua nuova spada. Che è? Qual è che è? Porca. Sì. Tutte e due verdi, eh. Brucia il bersaglio in fiamme, no? Subisce da gelo. Cioè, poi... Do questo. Quindi abbiamo brucia il bersaglio, puoi paralizzare il bersaglio, ok. Fammi vedere la tua cattiveria. Grande, guardali che cattiveria, guarda. E così è. Poi, vabbè, dobbiamo mettere le ultime cose, ma lo farò off camera. Quindi, direi che per questo episodio di Skyrim è tutto. Abbiamo migliorato le nostre cose, quindi siamo più cazzute cattive. E c'ho un granato messo così. Nel prossimo episodio andremo in giro, insomma, a vedere le nuove cose fatte. Ah, è vero, perché qua è negli ingredienti, No, scusa. Scusa, ma i cuori di Daedra, scusa un attimo. Ah no, forse li abbiamo... Ah no, è vero, ne abbiamo preso uno, è vero. Perché, sì, perché comunque questo è... È vero.
No, ne avevamo preso una, adesso mi stavo confondendo con le varie cose. Quindi, questo volendo possiamo metterlo qua, eh. Ecco, mettiamolo qua. Una bella donna così. Là. Così, tanto per bellezza. Allora ragazzi, per questo episodio di Skyrim è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale di iscrivervi, se volete rimanere aggiornati sul prossimo episodio di questo gioco e gli altri giochi, guarda lì lo scudo, guardalo, guardalo, che cattiveria. Fammi vedere la spada. Sì. Ora dovresti se sentirti molto più potente, Mjolle, molto più potente. Ok. Ma è la mia, vero? Se dovrebbe essere quella. Se dovrebbe essere giusta. Vabbè, comunque. Mettere un bel pollicione su se vi è piaciuto l'episodio. Se volete rimanere. Mettere like se vi è piaciuto l'episodio. Mi raccomando, dire anche la vostra nei commenti con suggerimenti, consigli, tutto quello che volete. E noi ci risentiamo con un nuovo episodio di Skyrim. Bella.